Carissimo Dante Alighieri, sono passati 700 anni dalla tua morte, ma la tua poesia riesce a rimanere sempre nei nostri cuori. Ci hai aiutato a distinguere il bene e il male, ci hai trasmesso tante emozioni, anche con la tua lingua talvolta difficile da comprendere. Ora non so se da lassù ti arrivano notizie di come sono cambiate le cose, che anno difficile stiamo passando. Per questo ho deciso di scriverti una lettera. Ci siamo ritrovati improvvisamente in questa selva oscura e non so nemmeno se riusciremo ad uscirne. Ci troviamo in una sorta di limbo, quella situazione di incertezza dove ci interroghiamo sul nostro futuro. Adesso voglio farti vivere un viaggio nei nostri giorni e dato che non c'è Virgilio al tuo fianco, prenderò io il suo posto. Inizio a raccontarti di questo nuovo virus che non è facile da trasformare in poesia. Lui si fa chiamare Covid-19 ed ha portato all'inferno nei nostri tempi. Ti spiego. Prova ad immaginare Minosse che con la sua coda circondava le anime infernali. Beh, in realtà è ancora più complicato di così. A questo virus non importa se sia una persona che ha peccato oppure se è innocua, e passa da un essere all'altro con un semplice tocco delle mani o un respiro. Ci manca il contatto, ci manca vedere i nostri amici che ci hanno aiutato ad andare avanti nel nostro percorso di vita, così come Virgilio l'è stato per te. Ci manca provare l'amore, basato sugli sguardi, sul toccarsi, sul percepirsi. Così come il sentimento che provavi per la tua amata Beatrice. Però forse ci meritiamo tutto questo. Forse anche noi siamo anime peccatrici. Nell'inferno di oggi si può parlare ancora di violenza sulle donne, sui bambini, sugli animali. Parliamo ancora di discriminazione. Tutte quelle persone incapaci di accettare la diversità. Poi ci sono gli avidi, quelle persone che tengono così tanto la ricchezza e non aiutano chi ne ha bisogno. E infine ci sono i finti ambientalisti, che continuano ad inquinare l'ambiente, a gettare carte per terra, disinteressandosi delle conseguenze future. Beh, dopo averti detto questo, sicuramente stai pensando che questa punizione ce la meritiamo, in modo tale che possiamo imparare ad avere cura dell'altro, a non dare nulla per scontato, e che con piccoli, semplici gesti si può aiutare l'ambiente a non finire come una discarica. Però, caro Dante, ti posso assicurare che non siamo tutti così. Alcune persone si meritano il paradiso. Ora non ci sarà la tua amata Beatrice ad accompagnarti alla fine di questo viaggio, però spero che non ti dispiaccia se continuerò a farlo io. Beh, il paradiso è una vera meraviglia. Puoi trovare davvero persone stupende. E in questa situazione di emergenza sanitaria ed economica stanno morendo molte vittime e anime innocenti, meritevoli di stare in un posto tranquillo. In questo luogo ci sono persone che, come potevano, hanno aiutato a portare avanti il mondo, anche la tua amata Firenze. Rispettando le regole e indossando la mascherina, cercheremo di sconfiggere questo nemico una volta per tutte. Ah, scusami, forse non sai cos'è la mascherina? Praticamente questo oggetto che serve a coprire il naso e bocca e ci aiuta a proteggerci dal contagio. Siamo uomini e facciamo sempre gli stessi errori. L'importante è cercare sempre di rimediare. Spero, caro Dante, che quando questa situazione finirà, le persone abbiano veramente imparato qualcosa, in modo tale che tutti possano guardare la bellezza del paradiso e non il fuoco dell'inferno. Ci vediamo tra 100 anni, giusto per accorciare i tempi, perché è estremamente meraviglioso parlare con te. Con affetto, una tua studentessa.